presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, è intervenuto a Pietranzieri in occasione dell'81esimo anniversario dell'eccidio dei Limmari, che fu compiuto dalle forze di occupazione naziste in Italia il 21 novembre 1943. E allora, se noi dobbiamo trarre una lezione da questo tragico evento e dai tragici eventi che si sono svolti in Italia, è quello che la guerra deve essere veramente l'ultima cosa che può balenare nella testa di qualsiasi governante. E dobbiamo, proprio per quello che abbiamo subito sui nostri territori e sulla nostra pelle, fare in modo che la nostra testimonianza per la pace sia sempre più forte. In località Bosco di Limmari i soldati tedeschi trucidarono 128 persone inermi, di cui 60 donne, 34 bambini al di sotto dei 10 anni e molti anziani, senza motivazioni documentate, ma per il semplice sospetto che la popolazione civile sostenesse i partigiani. La voce dei Limmari non morirà se ricorda con noi Madame. La presenza onorevole Lorenzo Fontana, prima volta così, la vostra presenza per noi è una grande gioia e tutti presenti. Le vittime furono soprattutto donne e bambini. E questo fa capire quanto la guerra sia una cosa odiosa e da tenere distante. E quindi dobbiamo, diciamo, lottare ogni giorno per cercare di avere la pace, che non è facile e non è una cosa scontata, e lo sappiamo soprattutto in questo momento storico. Quindi penso sia veramente importante essere qui, e quando potrò cercherò sempre di esserci qui come in altre parti, insomma, perché penso che sia importante dare un segno di pace imparando dagli errori del passato. Una giornata importante, una giornata della memoria, del ricordo fondamentale. La presenza del Presidente della Camera, l'onorevole Fontana, ci riempie di orgoglio, e le dimostrazioni della vicinanza delle massime istituzioni dello Stato a questa tragedia, per non dimenticare, e soprattutto con un occhio nei teatri di guerra più importanti che ci sono nel mondo, sperando che la pace possa arrivare anche in quei territori ad ora martoriati. Una giornata di ricordo, una giornata che lancia un messaggio forte, che la guerra è la cosa peggiore che può esserci, è una giornata della memoria dove bisogna lavorare tutti quanti per la pace, per affermare un principio di libertà, di giustizia, di rispetto della vita. Oggi è stata ricordata la memoria e il suo valore come stimolo per impegnarsi affinché questi episodi non si ripetano mai più, non solo e non tanto nel nostro territorio, ma anche nel resto del mondo. E questa è la lezione che raccogliamo da questa giornata, una giornata di tristezza, una giornata di raccoglimento, ma anche di speranza per un futuro migliore.